Claudio Borghi, che cosa ne pensa della riforma del lavoro proposta dal governo Renzi? Se uno Stato è in crisi di domanda e si propone come soluzione la flessibilità, stiamo sbagliando candeggio, perché in questo momento il problema è far assumere le persone, creando lavoro. Le fabbriche stanno chiudendo, quindi in questo momento l'esigenza della fabbrica è eliminare il lavoro. Se noi aumentiamo la flessibilità andiamo incontro a un ulteriore aumento della disoccupazione, per cui ne creeremo di disoccupazione, non creeremo occupazione. Il problema in questo momento in Italia non è di gente che vorrebbe assumere ma che non lo fa perché pensa che ci siano troppe rigidità, in questo momento la gente vuole licenziare. Qual è la ricetta secondo lei da questo punto di vista? La ricetta è rendere competitivo il lavoro in Italia. In questo momento non sto facendo una battaglia, parlando di euro e così via, non sto facendo una battaglia per il marchio italiano. A me non va bene comprare una 500 invece di una Golf se la 500 è fatta in Serbia. Io ho bisogno di comprare una macchina che sia prodotta in Italia, cioè che dia lavoro agli italiani, e quindi il fatto di costruire uno Stato con regole proprie e una moneta adatta alla propria economia è mirato assolutamente a questo obiettivo, creare lavoro in Italia.